La cupola del Brunelleschi, simbolo del Rinascimento, compie 600 anni, un'opera ancora misteriosa nelle tecniche di costruzione. Al TG1 i dettagli inediti dai diari di cantiere. Giulia Palmieri. C'è questa piccola registrazione del 7 agosto 1420 in cui appunto sono registrate delle spese per un rinfresco per la mattina in cui si cominciò a murare la cupola. È così che l'inizio dei lavori per la cupola del Duomo di Firenze ha una data certa, grazie a un appunto nei registri contabili del cantiere. Al rinfresco parteciparono alte autorità e operai insieme, nei documenti antichi, i dettagli di cosa venne loro offerto. Vino vermiglio, cioè genericamente vino rosso, un barile e un fiasco di vino trebbiano. Il vino trebbiano invece è un vino bianco molto più pregiato, il pane popone, come si dice a Firenze, ma si tratta di meloni. Il cantiere durò 16 anni, contò un solo incidente mortale. Pensò a tutto il genio di Filippo Brunelleschi. Progettò ponteggi e parapetti per evitare cadute e vertigini, gru, macchine, attrezzi da lavoro. Fu architetto, ingegnere, matematico per la sua cupola, la più grande al mondo in muratura, magnifica e misteriosa nella tecnica di costruzione. In realtà questa struttura è costituita da due cupole, una dentro l'altra, che sono collegate tra loro con una sostanziale riduzione del peso dell'intera struttura. Cupole realizzate senza centi nelle strutture di legno che fanno da scheletro in fase di costruzione, soluzioni di ingegno inarrivabili, segreti che studiosi e architetti faticano a capire e a replicare anche oggi, a 6 secoli dalla posa di quella prima pietra. Esperti in tecniche di combattimento